cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo parlando del referendum Strada Sud, perché sono state presentate in comune le 3.041 firme dei residenti. Sentiamo il servizio. Strada Sud, presentata quest'oggi ad un funzionario della segreteria comunale presso l'ufficio protocollo, l'istanza referendaria dopo che il comitato promotore ha non solo raggiunto, ma addirittura superato con 3.041 firme il quorum di 2.800 necessario per poter chiedere l'indizione della consultazione popolare. Obiettivo peraltro raggiunto con 3 settimane di anticipo sulla scadenza prevista per il 15 luglio. Soddisfazione è stata espressa ovviamente dal comitato promotore, che ora conta nell'accoglimento della propria richiesta tesa ad ottenere il mantenimento del progetto della Strada Sud nella programmazione e pianificazione urbanistica municipale vigente. Il comune intanto ha convocato l'ufficio di presidenza per il 4 luglio, all'ordine del giorno l'avvio dell'iter di revisione del regolamento dei referendum consultivi comunali. È stato colto in flagranza di reato, così è stato arrestato la polizia un quarantenne indiano residente a Soresina, incensurato. L'accusa nei suoi confronti è quella di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una credenza di casa gli agenti gli hanno ritrovato un panetto di hashish del peso di un etto, oltre ad altre 5 stecche di hashish del peso di 11 grammi nascoste in un mobiletto del bagno. La droga e 300 euro trovati nell'abitazione sono stati sequestrati dagli inquirenti. Polo della Cosmesi, rieletto Moretti, sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Matteo Moretti, riconfermato presidente del Polo della Cosmesi di Crema, una rielezione, la terza per la precisione, avvenuta all'unanimità. Era stata presentata una sola candidatura durante l'assemblea dei soci convocata al ristorante Nuovo Maori di Crema. Un'assemblea che aveva un ordine del giorno piuttosto corposo, oltre all'elezione del direttivo anche l'approvazione del bilancio. In base al consuntivo, il Polo ha all'attivo oltre 434.000 euro con sensibile incremento operativo e si chiude con un utile d'esercizio di 42.000 euro. Con un patrimonio di 106.000 euro, il Polo potrà chiedere il riconoscimento come associazione. Una realtà sana che in 3 anni e mezzo ha visto passare le aziende associate da 49 a 65, 9 le new entry presentate oggi, ma a breve si dovrà fare spazio a nuove richieste di ingresso. Il presidente Moretti ha illustrato il piano strategico del prossimo triennio con alcuni obiettivi ambiziosi come la costituzione del cluster e di una scuola che formi personale altamente specializzato per la aziende del settore, soprattutto per il packaging e le formulazioni cosmetiche. Altro tema importante è la futura partecipazione a Cosmoprof 2019, che rappresenta la principale voce di bilancio. Si chiederà una più corposa presenza della collettiva del Polo alla fiera internazionale. Confermata poi la terza edizione dell'Innovation Day, che sarà il 1° di novembre, con una formula nuova che mixa workshop, conferenze e presentazioni delle aziende innovative. Infine è stata presentata la rivista del Polo, che avrà cadenza semestrale. Cremona bellissima, presentato il programma Cultura 2019, sentiamo il servizio. L'importante è dirselo e crederci, ed è decisamente autocelebrativo il titolo del programma Cultura 2019. Cremona bellissima, programma presentato questa mattina presso il cortile Federico II alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, dell'assessore Barbara Manfredini, delle organizzazioni e dei tanti volontari coinvolti in un calendario davvero fitto che conta circa 450 appuntamenti in diverse location cittadine. La Pinacoteca inizia il prossimo anno con la mostra Il regime nell'arte e Premio Cremona, organizzata dal gruppo Sgarbi. Poi tra marzo e aprile una selezione delle tavole più significative del noto incisore cremonese contemporaneo Enrico Della Torre. Tra maggio e luglio la pittura di Giuseppe Moroni. Poi da settembre la grande mostra in sinergia con un prestigioso museo estero, mostra su cui viene tuttavia al momento mantenuto massimo riserbo. A Santa Maria della Pietà torna la mostra internazionale di illustratori contemporanei voluta dall'Associazione Tapirulan, poi un fumettista internazionale in un'altra iniziativa promossa dal Centro Fumetto, Festival sullo sport e l'immagine a marzo con la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportif, i mattoncini di Cremona Bricks ed altri eventi e mostre in programma, tra cui spiccano tra giugno e luglio il Porte Aperte Festival, il Salone dello Studente a Palazzo Comunale dal 26 aprile al 1 maggio, il 47° congresso degli European Strings Teachers Association con professionisti nel campo della musica,
Speaker la liuteria da tutto il mondo. Tra maggio e giugno il Festival Monteverdi, il Tanta Roba a luglio, il Festival Acquedotte tra luglio e agosto, poi a settembre-ottobre il Festival Stradivari, a ottobre la Festa del Salami, a novembre quella del Torrone. E ancora Sguardo Concorde, Ballando Ballando, la Notte dei Musei e una rassegna dedicata a Ugo Tognazzi. Insomma, programmi per tutti i gusti da scoprire quasi ad ogni angolo di Cremona. La cronaca dell'Italia, Serafinto, ex alunno di un insegnante cui è detto di essere divenuto uno stilista di moda. Così a Catanzaro un 42enne ha rifilato capi di scarso valore alla propria vittima chiedendone in contraccambio 1000 euro. Accortosi dell'accaduto però il docente ha sporto denuncia, il truffatore è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari grazie all'intervento della squadra mobile. È stato denunciato alla Guardia di Finanza un sacerdote accusato di avere subaffittato come base per tour turistici un immobile affittato a canone agevolato per gli esercizi spirituali presso l'ex caserma Roccia Melone di Villaretto. Il religioso è stato segnalato alla Corte dei Conti. Il danno arrecato alle casse dello Stato si aggira attorno ai 190.000 euro. La cronaca del mondo, dopo 13 ore di trattative, l'Europa ha trovato l'accordo sui migranti, recependo molte le richieste italiane, tanto da spingere il premier Giuseppe Conte esultante a dichiarare che il nostro paese ora non è più solo. Tra i punti dell'accordo il rifinanziamento del fondo fiduciario per l'Africa, la riforma del regolamento di Dublino, l'apertura di centri di sbarco e accoglienza nei paesi terzi e di centri volontari in Europa. Prudente il ministro dell'Interno Salvini, che in merito all'intesa ha dichiarato di voler vedere i fatti oltre alle parole. Sparatoria nella redazione del Capital Gazette, giornale locale di Annapolis in Maryland. Pesante il bilancio di 5 morti e 2 feriti. Evacuato l'edificio, la polizia ha proceduto a un arresto nell'ambito delle indagini. In manetta un 38enne, Jared Ramos. L'uomo 6 anni fa aveva denunciato per diffamazione il quotidiano, senza tuttavia ottenere alcun risarcimento dalla giustizia. A darne notizia dell'attentato è stato il Baltimore Sun, altra testata dello stesso gruppo editoriale. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sander, e lo stesso presidente Trump hanno espresso il proprio cordoglio al giornale e ai familiari delle vittime. Lo sport, ci sono anche i siparietti mondiali 2018 di Russia, come l'episodio capitato a due tifosi argentini che avevano confuso la città di Novgorod con quella sede dei mondiali di Nizhny Novgorod, dove la loro nazionale doveva affrontare la Croazia. Ormai a oltre 1000 chilometri di distanza non c'era possibilità alcuna per loro per rimediare all'errore, ma il presidente Putin in persona, saputo la loro disavventura, ha dato disposizioni di regalare ai due tifosi 2 biglietti per la successiva partita dell'Argentina a San Pietroburgo, e così è stato. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con le informazioni di Crom TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.